Città fortezza costruita alla fine del XVIII secolo come baluardo difensivo contro eventuali attacchi prussiani, divenne in seguito un carcere per i prigionieri della Prima Guerra Mondiale e successivamente campo di concentramento nel Secondo Conflitto. Vi furono imprigionati circa 144.000 ebrei, dei quali ne morirono 33.000 per malattie e denutrizioni. I rimanenti 88.000 individui vennero smistati nei vari campi di sterminio posti nelle vicinanze, primo fra tutti quello di Auschwitz. Al termine della guerra solo 17.300 persone sopravvissero all'Olocausto. Situata a circa un'ora da Praga, Kutná Hora vanta un ricco patrimonio culturale. L'ossario di Sedlec è il primo luogo che abbiamo visitato. La storia racconta che nel 1200 un frate, al ritorno dalla Terra Santa, portò con sé della terra prelevata dal Golgota e la sparse nel cimitero. Nei secoli successivi, migliaia di persone fecero seppellire qui i propri parenti per donare loro una vita eterna. Visto che sta piovendo a dirotto, ci siamo rifugiati nella chiesa di Nane Bezepti Panni Marì. Costruita nel 1300, rasa al suolo da un incendio nel 1421 e riedificata nel 1693, è un esempio di monastero cistercense. Venne costruito grazie all'impegno delle corporazioni dei minatori locali che nel 1388 commissionarono la realizzazione di una chiesa sontuosa da dedicare a Santa Barbara. La cattedrale di Kutná Hora fu dedicata a Santa Barbara, protettrice dei minatori che qui erano molto numerosi. I lavori di edificazione iniziarono nel 1388 e finirono definitivamente nel 1905, un periodo davvero lungo, quasi paragonabile ai lavori della Salerno Reggio Calabria. Prese l'avvio nel 1348 e fu terminata nel 1365. Lo scopo di questo castello era di proteggere i gioielli della corona ed i libri della biblioteca che restarono custoditi per oltre 200 anni.